wussten Sie, dass Sie diesen Podcast einfach unterstützen können? In den meisten Programmen und Apps, mit denen Sie diesen Podcast hören, können Sie den Podcast bewerten. Über eine Bewertung mit ein paar Sternen, am besten 5, würden wir uns sehr freuen. Auch für Kommentare mit Anregungen und Wünschen und welche Themen Sie interessieren, sind wir dankbar. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode von Tulip, Luisas Learn Italian Podcast. Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 111. Oggi impariamo le parole che descrivono i periodi dell'anno. Cominciamo con le stagioni, Jahreszeiten, seasons. Le stagioni sono inverno, winter, winter, inverno, primavera, Frühling, spring, primavera, estate, Sommer, summer, estate, autunno, Herbst, autumn, autunno. Ancora una volta, inverno, attenzione alla pronuncia, inverno, scritto con la V di Venezia e non con la F, perché se diciamo inferno, l'inferno è Hölle, Hell. Quindi inverno, primavera, estate e autunno. Queste sono le stagioni, proprio come le quattro stagioni di Vivaldi nella musica e le quattro stagioni della pizza. Anche qui, attenzione a non ordinare una pizza a quattro stazioni. La parola con la Z, stazione, significa Bahnhof e voi non volete una pizza con quattro Bahnhöfe, stazioni, ma una pizza quattro stagioni, cioè con le verdure e i prodotti delle quattro diverse stagioni dell'anno. L'inverno e l'autunno sono maschili e l'estate e la primavera sono femminili e quindi posso dire l'inverno è freddo e l'estate è calda. Quindi la finale dell'aggettivo è O per inverno, quindi maschile, e A per l'estate che è femminile. Ora vediamo i mesi dell'anno. Gennaio, January. Gennaio, January, January. Febbraio, February, February. Marzo, März, March. Aprile, April, April. Maggio, May, May. Giugno, June, June. Luglio, July, July. Agosto, August, August. Settembre, September, September. Ottobre, October, October. Novembre, November, November. Dicembre, December, December. E quindi ripetiamoli ancora una volta insieme in italiano. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Adesso sappiamo che alcuni mesi hanno 30 giorni, alcuni 31 e uno febbraio 28. Per sapere quanti giorni ha ogni mese c'è una filastrocca che impariamo da bambini a scuola che dice 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Questo significa novembre, aprile, giugno e settembre hanno 30 giorni, solo un mese ha 28 giorni, che è facile da ricordare, febbraio, e tutti gli altri mesi hanno 31 giorni. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Ogni mese ha 4 settimane e la settimana ha 7 giorni. Adesso vediamo il nome dei giorni della settimana. Lunedì, Montag. Monday, martedì, Dienstag, Tuesday, mercoledì, Mittwoch, Wednesday, giovedì, Donnerstag, Thursday, venerdì, Freitag,
Friday, sabato, Samstag, Saturday, domenica, Sonntag, Sunday, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Tutti i giorni della settimana sono maschili, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato. Solo domenica è femminile, la domenica. Se dico il giorno della settimana con l'articolo determinativo, descrivo un'azione abituale che si ripete ogni settimana. Per esempio, la domenica mi riposo. Sonntags ruhe ich mich aus. Every Sunday I relax. Il mercoledì vado al corso di italiano. Mittwochs gehe ich zum Italienischkurs. Every Wednesday I go to the Italian course. La stessa cosa posso dirlo con la preposizione di. Di domenica mi riposo. Di mercoledì vado al corso di italiano. Un'altra parola per dire giorno è di, ma questa parola la usano solo i dottori per le ricette mediche. Una pastiglia al di significa una pastiglia al giorno. Le parole con l'accento finale rimangono invariate al plurale, per esempio il lunedì, i lunedì, il martedì, i martedì, il mercoledì, i mercoledì, il giovedì, i giovedì, il venerdì, i venerdì. Tutti i venerdì vado in pizzeria. Sabato e domenica hanno il plurale regolare, il sabato, i sabati. La domenica, le domeniche. Il sabato vado a fare la spesa. Tutti i sabati vado a fare la spesa. La domenica mi riposo. Tutte le domeniche mi riposo. I nomi dei giorni derivano dai corpi celesti. Lunedì è il giorno della luna, Mond, Moon, lunedì. Martedì è il giorno di Marte, Mars, Mars. Mercoledì è il giorno di Mercurio, Mercur, Mercury. Giovedì è il giorno di Giove, Jupiter, Jupiter. Venerdì è il giorno di Venere, Venus, Venus. Sabato è il giorno di Saturno, Saturn, Saturn, e domenica è il giorno del sole, Sonne, Sun. Impariamo adesso le parti del giorno. L'alba, Sonnenaufgang, Dawn, l'alba. La mattina, der Vormittag, the morning. Mezzogiorno, Mittag, midday. Il pomeriggio, der Nachmittag, the afternoon. Il tramonto, Sonnenuntergang, dusk. La sera, der Abend, the evening. La mezzanotte, Mitternacht, midnight. Anche per le parti del giorno, per descrivere azioni abituali, devo usare o l'articolo determinativo o la preposizione di. Ad esempio, la mattina, lavoro. Di mattina, lavoro. Il pomeriggio, esco. Di pomeriggio, esco. La sera, guardo la TV. Di sera guardo la TV. Un altro modo per descrivere azioni abituali del giorno è con la parola tutti. Tutti i lunedì lavoro. Jeden Montag arbeite ich. I work on Mondays. Tutte le domeniche mi riposo. Ich ruhe mich jeden Sonntag aus. On Sundays I relax. La parola tutto, al singolare, significa per tutto il periodo di tempo. Dormo tutta la notte. Ich schlafe die ganze Nacht. I sleep online, all night long. Lavora tutta la mattina. Er arbeitet den ganzen Vormittag. He works all mornings. E il periodo più bello? Il fine settimana. Das Wochenende, the weekend. Ecco amici, abbiamo finito di descrivere i periodi del giorno, della settimana, i mesi, dell'anno. Questo era tutto per oggi. Cari amici, grazie per l'ascolto e a presto. Ciao ciao da Luisa. Tolle Neuigkeiten für alle Italienisch-Fans.
Italienisch lernen soll Spaß machen. Das steht in den Beschreibungstexten vieler Lehrbücher, bei denen sich am Ende der Spaß dann aber doch in Grenzen hält. Seit ich meinen Podcast mache, habe ich überlegt, ein Hörbuch zu produzieren, das effektiver ist als ein gedrucktes Buch, so spannend wie ein Roman und zusätzlich noch interessante kleine Fakten über meine Stadt Turin vermittelt. Jetzt ist das Hörbuch erschienen. Es ist ein spannender Krimi, der sich rund um eine Gruppe von Menschen dreht, die in einem Sprachkurs vor Ort in Turin zusammentreffen. Gianduiotti e Delitti heißt dieses Hörbuch, in dem Kommissar Dalmasso versucht, einem rätselhaften Mörder auf die Spur zu kommen. Sie als Hörer enträtseln dabei nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch die Geheimnisse der italienischen Sprache. Das Hörbuch ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen und wird mit einer Materialsammlung zu Mit- und Nachlesen begleitet. Mehr Informationen zu diesem spannenden Lernkrimi, der im Brainbook Verlag erschienen ist, finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter www.il-tedesco.it. Ich bin gespannt, ob Sie den Mörder finden und ihm das Handwerk legen können. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Spaß dabei.